tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi terzo giorno di Vlogmas e come vi avevo preannunciato ieri, oggi vi porto il wrap up del mese di novembre. Direi di non perdermi subito in chiacchiere perché ho diversi libri di cui parlarvi e quindi iniziamo subito con il wrap up. Il primo libro che ho letto nel mese di novembre è stato Cuore d'inchiostro di Cornelia Funke, il primo volume della trilogia del mondo di Inchiostro. Protagonista di questo romanzo è Maggie, figlia di Mo. È appunto Mo, che è il padre di Maggie, ha un talento in particolare. Infatti, quando Maggie aveva l'età di 3 anni, leggendo ad alta voce, ha portato nel nostro mondo 3 personaggi provenienti dal romanzo Cuore d'inchiostro, che è appunto presente nella storia, e sua moglie, ovvero la madre di Maggie, è scomparsa misteriosamente. Questi 3 personaggi, 10 anni dopo, in particolare 2 di questi, ovvero Capricorno e Basta, tornano per rapire il padre di Mo, il padre di Maggie, appunto Mo, poiché hanno bisogno di lui per riportare in vita un misterioso personaggio presente all'interno di Cuore d'inchiostro. E appunto Maggie, aiutata da Dita di Polvere, che è un altro personaggio riportato nel nostro mondo da Mo, e aiutato da sua zia Elinor, dovranno partire per salvare suo padre, e qui Maggie scoprirà di avere anche lei un talento in particolare. Ovviamente vi consiglio questo libro, anche se la scrittura di Cornelia Funke è molto dettagliata, ricca di dettagli, di descrizioni, però rende il romanzo molto scorrevole e io ve lo consiglio caldamente, vi consiglio di leggerlo, mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di continuare questa serie, io ho dato 5 stelline su 5 su Goodreads. Questo mese poi ho continuato e finalmente concluso la saga delle cronache di Narnia. Infatti questo mese ho letto il 5º, il 6º e il 7º volume delle cronache di Narnia. Vi parlo in breve della trama del 5º volume e non degli ultimi due, perché altrimenti vi farei spoiler. Appunto, nel 5º volume, ovvero il viaggio del veliero, ritroviamo Edmund e Lucy, che questa volta non saranno accompagnati dai loro fratelli, bensì dal loro cugino Eustachio, e verranno catapultati questa volta nel mondo di Narnia a bordo del veliero del principe Caspian, il quale appunto sta effettuando una ricerca riguardo i nobili scomparsi che vengono citati all'interno del 4º libro, dei nobili mandati in mare da parte del malvagio zio di Caspian, ovvero del re Miraz. Caspian, insieme all'aiuto di Edmund, Lucy ed Eustachio, dovrà esplorare le isole misteriose, le isole solitarie, ora non ricordo come si chiamano bene, appunto per ritrovare questi nobili, e questo li porterà ad affrontare dure sfide anche contro se stessi. In particolare un personaggio in particolare dovrà affrontare una dura sfida contro se stesso che lo porterà a cambiare completamente. La serie delle cronache di Narnia mi è piaciuta parecchio, gli darei 4 stelline su 5 all'intera saga. Ovviamente vi consiglio di leggerla. Nel mese di novembre ho anche letto Hook Capitanoncino di Terry Brooks, che vi ho mostrato appunto nel book haul. E di cosa parla Hook Capitanoncino? Il protagonista di Hook Capitanoncino è Peter Bennings, che appunto è un uomo di affari, un quarantenne, che trascura a causa dei suoi affari spesso la sua famiglia. E appunto durante le vacanze di Natale ritornerà a Londra da Wendy, la proprietaria, possiamo dire, dell'orfanotrofio in cui Peter Bennings stava da bambino fino a quando non è stato adottato, appunto. E qui i suoi figli verranno rapiti e appunto rimarrà solo un biglietto firmato Capitanoncino. E da qui inizieranno le avventure di Peter Bennings, che affronterà per salvare i suoi figli dalle malvagie grinfie di Capitan Giacomo Uncino. Il libro mi è piaciuto, diciamo, abbastanza, io ho dato 3 stelline su 5 su Goodreads, ma vi consiglio di guardare prima il film e poi, se vi colpisce davvero tanto, di leggere il libro. Tra l'altro il libro, se non sbaglio, è fuori catalogo, quindi non potete trovarlo, perciò non fate ricerche inutili, compratelo, magari se lo trovate come ho fatto io ad un mercatino e l'ho usato a poco prezzo, compratelo perché è una lettura leggera e quindi vi consiglio di leggerla se volete qualcosa di leggero e con una trama originale allo stesso tempo. Poi questo mese ho letto anche I primi casi di Poirot di Agatha Christie, che è una raccolta di 18 racconti con protagonista Poirot. Io ho scelto di leggere questa raccolta di racconti principalmente per portarmi alla scuola e leggerla durante le ore di supplenza, ma ho trovato alcuni racconti davvero davvero noiosi e per questo io ho dato
3 stelline su 5 su Goodreads. Diciamo che le 3 stelline sono date soprattutto dal nome di Agatha Christie, ecco, perché la raccolta di racconti in sé non mi è piaciuta granché. Spero di rimediare e quindi di fare una buona valutazione dell'autrice leggendo quelli che sono definiti i suoi capolavori come Assassino sull'Orient Express e 10 piccoli indiani. Questo mese poi ho finalmente letto La casa per bambini speciali di Miss Peregrine di Ransom Riggs, che è appunto il primo volume della saga della trilogia degli speciali, e l'ho adorato, niente da dire, l'ho adorato. Di cosa parla La casa per bambini speciali di Miss Peregrine? Il protagonista della casa per bambini speciali di Miss Peregrine è Jacob Portman, un ragazzo, un sedicenne che fin da piccolo ascoltava con piacere le storie dell'infanzia del nonno. E appunto l'infanzia del nonno Abram viene descritta come un'infanzia molto particolare. Infatti il nonno è costretto a scappare dalla Polonia a causa della Seconda Guerra Mondiale e appunto si rifugierà all'interno di una casa speciale, possiamo definirla, abitata da speciali. Da piccolo le storie del nonno Abram per Jacob sono come oro colato. Egli crede a ogni singola parola del nonno, ma crescendo comincia a pensare che esse siano soltanto frutto di una grande immaginazione del nonno, di una trasposizione della realtà della guerra in qualcosa di, diciamo, più pacifico, ecco, di una storia più bella rispetto a quella che ha realmente vissuto. Le storie del nonno diventeranno realtà quando quest'ultimo morirà e Jacob assisterà alla morte del nonno e noterà una figura in particolare, una figura strana sulla scena della morte del nonno, che appunto è un mostro. E le ultime parole del nonno susciteranno in Jacopo un'inquietudine che poi lo porterà sull'isola dove il nonno ha passato, dove il nonno si è rifugiato durante la Seconda Guerra Mondiale, e qui su quest'isola scoprirà la casa ormai abbandonata da decenni dove il nonno è stato ospitato, e da qui cominceranno le avventure di Jacob a riscoprire il passato del nonno e a riscoprire soprattutto quello che probabilmente sarà il suo futuro. La casa per bambini speciali di Miss Peregrine di Ransom Riggs mi è piaciuta tantissimo, vi consiglio assolutamente di leggerla, io ho dato 5 stelline su 5 su Goodreads. Poi questo mese ho letto anche Caraval di Stephanie Garber, che mi è stato inviato in formato ebook dalla Rizzoli, di cui vi ho fatto una recensione sul canale. Vi dico solo che mi è piaciuto tantissimo, vi lascio il link alla recensione qui sotto in descrizione, andatela a vedere se volete saperne di più, vi dico solo che mi è piaciuto e che io ho dato 5 stelline su 5. Questo mese inoltre ho provato a leggere Seme di strega di Margaret Atwood, che mi è stato inviato anche dalla Rizzoli in formato ebook, ma ho abbandonato la lettura poiché vi erano moltissimi riferimenti alla tempesta. Infatti il protagonista di Seme di strega di Margaret Atwood è Felix. Felix, che è un uomo che ha perso tutto e tutti, appunto perde la moglie e successivamente perde la figlia di 3 anni, e l'unica cosa che gli rimane per riportare in vita la figlia è la trasposizione teatrale, non so se si possa dire sceneggiatura, vabbè, non so i termini tecnici del teatro, appunto l'opera teatrale La Tempesta, al fine di riportare in vita sua figlia. Ma il desiderio di riportare in vita sua figlia attraverso la tempesta finirà quando Felix verrà licenziato e si troverà costretto a ritirarsi in campagna per riflettere, per cercare vendetta, per cercare un modo per riportare la tempesta al teatro e per far rivivere l'immagine di sua figlia. La trama mi attirava moltissimo, ma come ho già detto prima, ho dovuto abbandonarlo perché vi erano troppi riferimenti alla tempesta che io non capivo, perché non avendola letto, ovviamente, e questo mi rendeva la lettura molto faticosa e molto lenta. Bene, il video delle mie letture del mese di novembre è terminato. Come al solito vi ricordo di seguire i link che trovate qui sotto in descrizione e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!